Come si forma l'imperfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni? Iniziamo da un verbo della prima coniugazione, il solito laudo laudare. Dal paradigma prendiamo l'infinito presente, stacchiamo la desinenza re dell'infinito e otteniamo il tema del presente, lauda. A questo aggiungiamo il suffisso temporale modale re, caratteristico dell'imperfetto congiuntivo delle quattro coniugazioni. Otteniamo la forma laudare. A questa forma aggiungiamo le desinenze personali, attive e passive. Otteniamo quindi la coniugazione dell'imperfetto congiuntivo di laudare, laudo laudare. Laudarem, che io lodassi, ma anche io loderei, laudares, che tu lodassi, laudaret, che egli lodasse, laudaremus, che noi lodassimo, laudaretis, che voi lodaste, laudarent, che essi lodassero. Il passivo, laudarer, che io fossi lodato, laudaretris, che tu fossi lodato, laudaretur, che egli fosse lodato, laudaremur, che noi fossimo lodati, laudaremini, che voi foste lodati, laudarentur, che essi fossero lodati. Il congiuntivo imperfetto in latino è caratterizzato dal suffisso re, che si unisce al tema del presente con la mediazione della vocale tematica. Adesso si aggiungono poi le desinenze personali, attive o passive. Operativamente, dunque, il tema del congiuntivo imperfetto viene a coincidere con la forma dell'infinito presente attivo, lauda re. Quindi un'efficace regola pratica per formare questo tempo è aggiungere all'infinito presente di qualsiasi verbo direttamente le desinenze personali. Così, volendo coniugare l'imperfetto congiuntivo attivo e passivo di moneo, basterà prendere dal paradigma l'infinito presente monere e aggiungere le desinenze personali attive e passive. Otteniamo quindi monerem, che io esortassi, ma anche io esorterei al condizionale presente. Moneres, che tu esortassi. Moneret, che egli esortasse, moneremus, che noi esortassimo, moneretis, che voi esortaste, monerent, che essi esortassero. Il passivo, monerer, che io fossi esortato, ma anche io sarei esortato, monereris, che tu fossi esortato, moneretur, che egli fosse esortato, moneremur, che noi fossimo esortati, moneremini, che voi foste esortati, monerentur, che essi fossero esortati.